protestare con questa scelta inaudita, vergognosa e scandalosa di voler cancellare la famiglia tradizionale eliminando la parola mamma e papà dai moduli di iscrizione per la scuola dell'infanzia. Questa è una follia pura, per questo presenteremo una mozione in Consiglio regionale per stigmatizzare questo comportamento assolutamente folle e poi presenteremo anche un'interrogazione all'assessore alla sanità per chiedere se non sia il caso che Regione Lombardia preveda ovviamente qualche programma di cura speciale per queste persone che propongono queste iniziative, che secondo noi sono persone malate che vanno curate. Non c'è il rischio che ormai il cancello sia aperto e il gregge è scappato? Ma io ultimamente, insomma, sinceramente, vedere anche quello che è successo a Venezia, dove vengono dati nelle scuole, distribuiti degli opuscoli, dove si educa l'omosessualità, io direi che tra questo e cancellare mamma e papà è proprio un tentativo fortissimo di voler cancellare la famiglia tradizionale. Noi non possiamo stare qua inermi a guardare questo scempio e questa vergogna, ci dobbiamo ribellare, anche perché sacrosanto tutelare il diritto delle minoranze, ma non si può per questo cancellare il diritto della maggioranza. Anche gli assessori presenti oggi per questa manifestazione della Lega? Sì, avevamo la riunione di gruppo e già che c'eravamo abbiamo partecipato volentieri. Del resto è folle pensare che si possa togliere il nome di mamma e papà dai moduli sostituendolo con il termine genitore, è una cosa assolutamente folle. La Lega al completo qui davanti a Palazzo Lombardia per protestare contro l'ultima follia della sinistra. Sì, esattamente l'ultima follia. Credo che sia veramente demenziale andare a pensare di sostituire i termini di mamma e papà con genitore 1, genitore 2, anche perché questo chiaramente apre la strada in un prossimo immediato futuro a un genitore X e sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Noi siamo assolutamente contrari. Come ha detto il nostro capogruppo, presenteremo urgentemente una mozione per portare avanti questa battaglia e il piccolo pezzettino provocatorio che abbiamo messo dentro è che credo che si debba prevedere delle cure psichiatriche urgenti per chi tira fuori ancora situazioni di questo genere. Tutti con delle magliette, che cosa descrivono? Ma descrivono in maniera molto ironica, visto che fra due settimane parte Sanremo, proviamo un attimino a pensare se tutte le storie della canzone italiana che contengono la parola mamma o papà fossero sostituite dal genitore 1 o genitore 2. Fatti mandare dal genitore 1 a prendere il latte, ma per favore.